Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Oggi siamo qui con Piante contro Zombie Garden Warfare, che è un nuovo gioco che è uscito il 27 febbraio. Ormai è già quasi una settimana che è uscito il gioco e devo essere sincero, mi è piaciuto veramente tanto. Ci sto giocando parecchio e soprattutto è un modo per staccare da Call of Duty e da Battlefield, che ovviamente hanno preso un po' i coglioni. Ovviamente nell'attesa ragazzi stiamo aspettando tutti Titanfall. Come vi ho detto, ho fatto la media una promozione molto buona e vi consiglio di sfruttarla per prendervi Titanfall. Magari è più conveniente per gli utenti che hanno Xbox One, vabbè anche per quelli 360 alla fine. Dando dentro un gioco della lista avrete Titanfall a 19,90€, 99 quello che cazzo è. Quindi ragazzi, io direi di approfittarne subito perché è veramente buona, al contrario di altre catene che rubano troppi giochi, che prendono veramente troppi giochi. Io sinceramente vi consiglio questa, che è la migliore, mio parere. Poi ragazzi, mi volevo scusare anche perché ieri non sono riuscito a caricare un video, non ce l'ho fatta perché ero tutto il giorno fuori, quindi ve lo carico oggi, spero che vi possa piacere. Quindi partiamo subito, io andrei su multigiocatore e ci faremo... Io direi di fare una partita veloce ragazzi per darvi un pochettino la come funziona tutto il piante contro zombie Garden Warfare. Quindi andiamo su eliminazione a squadra e partiamo subito. Allora eccoci ragazzi, come potete vedere posso avere la sparasemi, la mastica zombie e il girasole. Guardate pure, io ovviamente ragazzi sono andato molto avanti con la sparasemi, infatti la mia è abbastanza potenziata per modo di dire. Forse no, perché non c'ho il... Ah, occhiali, grano... Bello, così, guardate. Ah, finito, bello. Ovviamente ragazzi, cosa succede? Mi mettono in una partita già finita. Grandissimo, però almeno mi sono preso 750 monete. E ulteriore cosa, adesso che siamo entrati in una partita, vi faccio vedere come funziona anche il resto. Quindi, sì, la partita è finita, mi inizia tra un minuto. Come potete vedere c'è il negozio di figurine dove potete comprare ovviamente le pacchetti di figurine, dove troverete all'interno piante, pezzi di piante per costruire le figurine. E quando costruite ovviamente la figurina intera di una pianta, la sbloccherete e la potete utilizzare. Ad esempio, ragazzi, io ho la sparasemi che è normale. Se riesco a sbloccare la sparasemi col ghiaccio, quella ghiacciata, utilizzo la sparasemi col ghiaccio. Chi di voi ovviamente ha giocato a piante contro zombie per il cellulare le saprà bene queste cose. Comunque sia, non dilunghiamoci troppo e ripartiamo subito. Eccoci ragazzi, adesso siamo zombie. Come potete vedere i zombie hanno il fante, l'ingegnere, lo ingegnere, che non me lo carica neanche, lo scienziato, non me lo carica, il fuori classe, che non me lo carica. Vabbè, io vado sul fante ragazzi. Il fante l'ho poco potenziato perché ovviamente ho trovato poche abilità. Posso mettergli l'australiano, posso mettergli il pirata puntatore, il baffo Batnik e ovviamente la cover standard, che non ho nient'altro. Andiamo col fante ragazzi, nuova abilità jetpack. Magari un male, ma quando? Ce l'avevo già. Dai, andiamo. Allora ragazzi, come potete vedere siamo in terza persona. Quelle sono le mie abilità, quelle di giù. Ho una bombola di veleno, un jetpack e un ZPG, che sarebbe l'RPG degli zombie ovviamente. Quella è una bombetta, un drone aglioso. Ecco una pianta. Allora, veramente ci vuole un pochettino di tempo per uccidere le piante, perché in realtà avete, come partirete voi ovviamente, avrete le armi molto deboli. Molto molto deboli. Cazzo! No! Sono troppo forti ragazzi, quando si mettono in gruppo mi spaccano il culo. Però è così più o meno il gioco. Voi potenziatevi molto le armi e capirete presto che diventerete molto forti. Io ad esempio trovo sempre gente molto forte. Infatti è difficile vincere. Guardate adesso il mio collega, guardate qui che cazzo c'ha. C'ha una cazzo di balesta che io ovviamente non ho, perché loro sono molto avanti. Ma levate dalle palle, va. Ovviamente mi spara l'altro. Vai col ZPG. Col muro di noci. Oh, che cazzo. Non ce la faccio. Vabbè, non muore la gente, ragazzi, non muore. Oh, alleluia che è morto! Un anno! Questo c'ha gli occhi strofighi. Cazzo.
Allora ragazzi, vi consiglio sempre di prendere il pacchetto figurine da 40.000, perché è il pacchetto dove troverete sicuramente un personaggio che potete utilizzare tra zombie e piante. Quindi vi consiglio sempre quello, anche se dovete aspettare un po' di più, ve lo consiglio. Vabbè, ho capito che ti devi levare dalle palle. Lanciamo una bomba fumogena di... sì, ovviamente di veleno. Opla! Bam, jetpack. Vediamo un pochettino le piante. Questo neanche mi guarda. Vabbè, lo uccidiamo, così facciamo il culo. Ciao, zombies. Allora... ecco, questa è la mitragliatrice. Olè, grande zio curra. Oh, che cazzo! Ma grande! Oh! Ma che cazzo mi spari? Rianimiamo la versione, rianimiamo i propri compagni, perché altrimenti... Vai, zio, vieni, vieni. Cazzo! Ma grande stragi! Ah, sono bombe nostre quelle, perfetto. Allora, che è successo? Se mi proteggete, magari se mi proteggete! Grazie ragazzi, grazie. Oh! Ah, il dronaglioso! Grazie compagni, grazie. I migliori, i migliori. Ovviamente i compagni sono veramente i migliori. Grande zio, grande! Oh! Dove cazzo è? Ah, sono qui! Non le ho viste! Cazzo! Che palle! E quindi ragazzi, più o meno questa è la modalità di gioco. Questa è la modalità di gioco più semplice. Poi ci sono le classiche, che sono quelle dove non potete avere potenziamenti. E poi c'è un'altra modalità che è molto bellina, che uso quasi sempre. Ed è la modalità dove, se non sbaglio, dovete andare avanti con i... cioè in un tracciato continuo che prosegue. Va bene! Bam! Su, gastronzo! Ma vaffanculo, ficcatela nel culo la bombetta! Ma qua se non muori, cazzo! Guarda, 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 guarda! Il jetpack! Perché ci mette così tanto? Vedi, questa ad esempio è una pianta potenziata, per dire. Ecco il veleno. Comunque, l'altra modalità, quella che vi stavo dicendo, non so se l'avevo già detta, è la modalità dove dovete proseguire nei vari obiettivi. Quindi, ad esempio, dovete conquistare il giardino delle piante. Poi, dopo che conquistate il giardino delle piante, dovete andare nell'altro giardino, magari in una piscina. Conquistate la piscina, andate avanti finché non arrivate alla villa di quel grassone che è il protagonista di Piante contro Zombie, che aiuta sempre le piante, ovviamente. BAM! E non muore, vabbè. Grande zio, mi ha salvato il culo. Ma vaffanculo, grandissimo! Ma grande! Oh, che cazzo! Che cazzo! Ma sei pazzo! Grandissimo, dai, 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 dai! Vai, vai, vai! Un colpetto! Grande zio, grande Falcon, rianimami, dai! Vai così, perfetto. Comunque il gioco più o meno è così. Spero che vi possa piacere. E poi per pagarlo, allora se non sbaglio su... Oh cazzo, salta! Grandissimo. Per pagarlo, sui... Grande, vai. Per pagare il gioco sui... Quanto costa, ragazzi? Se non sbaglio costa 30 euro per 360, mentre per Xbox One dovrebbe costare 40 euro, quindi neanche una grande somma in confronto ai classici 70 euro e passa di ogni gioco. Comunque se abbiamo vinto ragazzi, grandissimi, abbiamo fatto, qua veramente fate veramente pochissimi soldi, fate 1000, 1200, ad esempio io ad esempio raga ho fatto 10 kill, ho fatto 2270 punti. Se vi dovesse, se vi doveste mettere a giocare in quell'altra modalità che vi ho detto, fareste una strage. Compriamo il pacchetto più costoso, vediamo cosa ci capita ragazzi.
Ok. 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 Olè. Nuovo personaggio idraulico sbloccato. Perfetto. Ok, andiamo avanti. Togliamoci da qui perché altrimenti riparte la partita. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Ditemi pure se volete che faccia un'altra partita, magari incominci in una serie come faccio con Call of Duty e con Battlefield, su Plants vs Zombies Garden Warfare, che è veramente bellino, un ottimo titolo. Non è di quei titoli super elaborati, non avrà il graficone di altri giochi come Battlefield, ma è veramente un ottimo gioco per divertirsi ragazzi, ricordiamoci, per divertirsi, per non incazzarsi, per non sclerare con il classico Call of Duty. Quindi da curante è tutto, ci vediamo alla prossima, bella ragazzi.